Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Manico Faisa Cantbert. Io sono Leone, siamo qui oggi abituati a prendere su file 2, stiamo per ripremerlo. Siamo qui oggi pronti per continuare. E per essere precisi, abbiamo sbloccato tipo nello scorso episodio, abbiamo giocato Bethany e abbiamo visto che ci sono i passaggi da prendere nuovi. Però oggi direi che voglio giocarmi Scatman, una challenge, così andiamo. Si dovrebbe stare T7YY GLC2, che oggetti ho di bello? Tipo BFF, un oggetto sulle cacche, Thunder Tikes, Escherita Coli, le bombe che sono cacche, 9 volt, la cacca e tutte le mosche sono amiche. Ok, vediamo. Fighissimo, è vero che questo faceva questo effetto qua. Quindi, fighissima qualcosa. Andate, mio esercito di cacchette. Andate! Andate e uccidete, andate e uccidete. Se mi dà le Mega Bomb, mi dà lui le Mega Bomb. No, lui non mi dava le Mega Bomb, era la sua versione avanzata che mi poteva dare le Mega Bomb. Però vabbè, in caso ottengo delle Mega Bomb, sarei molto contento, tanto contento. Grazie per questo, però effettivamente prenderlo significherebbe essere... Beh, leviamolo dalle liste. Giustamente voi mi direte, prendi Mr. Boom, rimetti a posto Mr. Boom e blop. E poi leviamo dalle liste. Fin dove dobbiamo arrivare? Non ne ho idea. È vero che questa versione non ci aveva scritto fin dove bisognava arrivare. Quindi, già. Dobbiamo arrivare a un certo punto. A un certo punto arriveremo alla fine. L'obiettivo sarebbe ottenere anche un eventuale set di famiglie con cui riesco a fare danno. Magari qualcosa mi permette di fare danno senza aver bisogno di queste cacchettine in generale. Sarebbe un'idea, sarebbe assolutamente un'idea. Più che altro per poter essere tranquillo. Se non erro, questi nemici non possono farmi danno. Ok, ricordo bene perché sono mosche. Io ho il coso per le mosche. Perfetto. Cioè mi tranquillizza abbastanza. Ahia, danno stupido che ho preso. No, non posso romperle queste. Va bene, peccato. No, mie cacchettine, proteggetevi da questi nemici. Ok, che mi fanno saltare in aria, però proteggetevi lo stesso. Cosa che potete tranquillamente fare. Dai, su. Carina la roba delle cacchettine. Non è ovviamente particolarmente forte, perché cioè vanno molto a dove colpiscono e non colpisco esattamente in ogni luogo, soprattutto le stanze grandi. Sono un po' tanto dispensive. Però i nemici che mi seguono, quantomeno, basta che io sto un po' lontano, cioè non lontano, in mezzo al mio mare di cacca, e tutto si risolve molto facilmente. Quelli che non mi inseguono invece sono un po' più problematici, eh. Ok, trasformo la cacchettina. Fanno danno corpo a corpo? Era una cosa che volevo scoprire, eh. Vi sembrerà stupida come cosa, ma era una cosa che volevo veramente scoprire. Perché non era detto, non era veramente detto. No, mai, non ho mai, credo di non aver mai preso da questo nemico in particolare dei danni corpo a corpo. Meglio scoprirlo adesso che scoprirlo più tardi nella partita, no? Poi mi sembra che le cacchettine non muoiano. Sarò io? Non credo, sarò io, credo che sia voluta sta cosa. Quindi vai. Le bombe avrei l'idea di tenermele per i boss più avanzati. Un esempio è anche mamma. Vorrei tipo tenermi, vai, per i boss e per i boss più avanzati possibilmente. Perché ovviamente più andiamo avanti più sarà difficile tutta questa situazione in ogni caso. Quindi bisogna vedere. Vai mia moschettina, gli fai danno? No vabbè, ci penseranno le mie cacchette. Ok, perfetto. Petrified Poop con questo setup. Penso che sia pressoché molto buono. Io mi tengo nel mare di cacca. Oso dire, io mi tengo nel mare di cacca. Larry Junior, tu praticamente stai affrontando il tuo counter, oserei dire. Mi tengo nel mare di cacca e aspetto. Evoca cacchettine, eccetera, eccetera. Muori, ti prego, Larry Junior. Ti prego, ti consiglio di considerare la morte. Speed più shot speed up. Mi sta molto bene averlo tutto, perché adesso sono discretamente veloce. E oltretutto posso utilizzare gli oggettini per ottenere altre cacchette. No, devo arrivare solo a mamma. Vabbè, dai, non è male. Allora, sì, proviamo a entrare qua dentro. Facciamo così per sperare, sperando di ottenere qualcosa in più. No, tengo più cacchette, è vero, facendo così. Tengo più cacchette, abbiamo testato. Se non erro, tengo più cacchette con sicurezza e non centesimi in particolare. Quindi vai, ci sta anche questo, dai, ci sta abbastanza. No, non mi uccidere con la mosca, peccato. Devi aprire una zona in cui sì, ricordo bene, in cui posso andare. E ci vado. Perché salto un piano.
quindi posso andare, vai. Tanto non mi interessa trovare oggetti in teoria da un boss, vorrei concludere nel minor tempo possibile. Perfetto. Va bene così, va bene, va bene. Beh, carina come challenge, molto calma come challenge, molto lenta come challenge, c'è da dire, eh. Ora che la ricordo bene, sì, effettivamente era tanto lenta, tanto tanto lenta. Ti vuoi svegliare? Molto lenta, però dai, ogni tanto tranquillona. Quantomeno non è, per dire, fastidiosa come altre challenge. Secondo me ci sono molte challenge che sono estremamente fastidiose. Quelle là dovrebbero farmi danno corpo a corpo, però non è una cosa che voglio testare, ammetto. Perché essendo mosche, le mosche presente scatole eliminano il danno corpo a corpo dalle mosche. In teoria, ovviamente non so, non ne sono del tutto certo. Con anche le mosche della moda. Ok, qui possono morire, povere, possono morire, piccole loro. Perché le volete uccidere? Sono così patate. Guarda quanto sono carine. Vabbè, lì era un po' dura non prendere danno, ammetto. E poi cos'altro? Vorrei qualcosa che mi cura con le cacchette. Se fossimo nella versione di... come si chiama? Di Afterbirth Plus avremmo anche Scatman proprio come trasformazione, se non erro. Si chiama così, non mi ricordo. La trasformazione delle cacchette che mi avrebbe permesso di essere immortale proprio a livello proprio generale contro le cacche, quindi peccato. E c'è lui. C'è lui, non ho molto da dire. C'è quell'essere, quella cosa suprema. Che praticamente contraddistingue le partite di tutto il mondo e a questo livello è esageratamente OP. Cacchettine, potreste proseguire. Cioè, mi sta decimando, ragazze, vi sta decimando. Diamine, non morite così per colpa di un nemico del genere. Qua c'è un tizio che vola. Volevo provare a ucciderlo, di da quello, comunque stordire tutti. Cacchettine, cacchettine. Ah, ho anche tipo il D-Habit perché mi si... No, sei soltanto a caso quello, giusto? Se a caso. Probabile che abbia D-Habit. Troppo potente come oggetto. Qua c'è una bomba, quindi vorrei evitare in realtà di aprire quella storia. Mi servono 4 centesimi per rendere vinta questa partita. Mi servono 4, veramente 4 centesimi. E questa partita è vinta, è già vinta. Con certezza, perché il rallentamento del tempo è credo una delle cose più potenti che c'è in questa versione. Sì, più che altro è proprio tempo rallentato e qualcosa di OP a merda. Non c'è molto da dire, eh. Colpa anche. Dammi un cuore di fede, giusto extra, vai. Chad, salve. Io dovrei rimanere qua in mezzo e pregare che le mie cacchettine resistano agli assalti. Ecco. L'idea mia sarebbe questa. Cacchettine resistite agli assalti e fategli più danno di quanto lui possa decimarvi. Poi aspetto tutto e così non è. Tu non dovresti farmi danno corpo a corpo. Me l'hai fatto, ok. Mi ho scoperto che mi può fare danno corpo a corpo. Però mi ha dato 2 centesimi, quindi ne è valsa più che. Ne è valsa molto la pena. Ecco. Drop di cuori in realtà è buono. Cosa mi offri qui? Qualcosa per andare più velocemente giù, però non è troppo il mio interesse. L'ultimo centesimo adatto per poter invece fare la porcata definitiva. Perché ricordiamoci che quella è la porcata definitiva, non c'è altro modo per definirlo. Prendere quell'oggettino significa aver rotto una qualsiasi partita. Stopwatch, ciao. Tutto è rallentato. 2 partite di fila che ho trovato. Culo leone come sempre. Vai culo leone, vai culo leone. Quanto sono fiero di me quando divento culo leone. È la mia trasformazione extra. Culo leone raggiunge il suo massimo di potere e diventa troppo potente. Ah, non posso entrare qua, giustamente, sono full vita. E tutto è rallentato. E tutto fu semplicemente rallentato. E non c'è molto da dire. Tutto è rallentato tranne le mie cacchettine, quindi ciò significa che tutto andrà bene. Non può andare male. Visto che dovrei essere un deficiente per prendere danni, ho Little Chad per curarmi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, fastidiosi questi nemici se non vengono verso di me, ovviamente. Hai venite? No. Ok, gli ho tipo sparato le mie cacchettine addosso. Quindi, se
Se io mi porto qui dentro, esse dovrebbero attaccarli facilmente. Ottimo. E poi rifuciliamoci le cacchette, evocandone un'altra. Ovviamente, questa stanza invece va fatta in questo modo, più o meno. La sono di bombe, perché non c'è altro modo per farla. Esatto. Giusto, ho calcolato bene, non c'è purtroppo altro modo per farla. Proviamo a darti dei soldi. Ti ridarò tutti i soldi di questo piano, in teoria dovrei ottenerli, poi vediamo. Quello che vorrei trovare è mosche, perché le mosche mi permettono facilmente di riottenere cacchettine. Sarebbe bello trovare qualcosa che evoca mosche, in realtà. Carino te, perché sei un HP up, che se riesco a portarmi giù da un piano, praticamente, sei un HP up. A te, posso aspettare che si avvicina abbastanza e poterla rendere una cacchettina. Quindi poterla rendere una cacchettina e poi ucciderla. Dai che ci siamo quasi. Ha preso danno? Non capisco perché. Doveva non prendere danno e fare una cacchettina. Deve colpire prima io, non loro. Non ce l'ho fatta a rendere una cacchettina. Vabbè, l'altra invece dovrei uscirci tranquillamente. In teoria, poi in pratica bisogna vedere. Puoi venire qui, te? Grazie. Fregandoti proprio delle cacchette al 100%. Perfetto. Te diventa una cacchetta? Esplodi? No, non ce la fa. Quindi devo fare così. Per dei soldi, 5 centesimi, curve d'oro. Purtroppo le cacchette non credo che stacchino, quindi prendo petrified poop. Preferisco petrified poop perché ci credo poco che queste cacchette stacchino. Quello con soymeal di sicuro sarà molto fastidioso per appunto le cacche. Io direi che posso fare così. A posto di incasinare la mia vita, faccio così e la risolvo molto più velocemente. Sì, 7 bombe soltanto. Speriamo di ottenere le altre. Te, salve. Cosa è? Sei una tier sap. In questa partita c'è una tier sap. Mi sembra più che ovvio, perché giustamente io non posso sparare. Mi dà un po' fastidio quando succedono queste cose. Ma è tutto normale, è tutto più che normale, no? Ok. Cacchettine. Avete presente ignorato quest'uomo. Io ho preso un danno e allora faccio questa cosa. Non devo prendere così tanti danni, devo stare attento. Ci sono dei cuori a terra? Mi sembra sì che ci siano abbastanza cuori a terra per non essere preoccupato. A meno che non faccio l'idiota in modo estremo. Quindi dammi questo mezzo cuore. In negozio ci entriamo giusto per bellezza. Non c'è altro luogo dove possiamo entrare. Quindi tanto vale che ci entro, no? Almeno mi fa compagnia. No, non mi fa compagnia, però almeno ci entro. C'è Grid, giustamente dimentico che c'era anche Grid nelle possibilità del negozio. Non che Grid sia particolarmente forte, in questo caso perché è soggetto agli attacchi di una mandria di cacchettine, però ovviamente non fa piacere. No. Quantomeno direi che possiamo andare a donare a quel negoziante, a quel beggar dietro e vedere cosa mi dà, cosa mi regala. Il mezzo cuore c'è anche da un'altra parte, sì, non ho voglia di mollare e riprendere le curve d'orne. Sono un pigro, non un tirchio. Questa è proprio pigrizia. Una bomba, grazie. Mi piace che tu mi dia una bomba. Most bottle of pills. Mi dai una tears up. Mi sembra più che giusto che mi dai una tears up. Grazie. Hai già tipo 8 tears up, 8 di tears senza aver preso nessun tears up come oggetto. La cosa un po' mi trigger, ma va bene. Quanto siamo? 12 minuti, dai, in tempo per tutte cose. Facciamo esplodere due bombette per eliminare questi due nemici qui. Li abbiamo eliminati tutti in realtà. E non potevo fare altro. Potevo fare altro perché sennò 2 anni e mezzo per ucciderlo. Ah, olè. Fai così per ottenere tutte le cacchettine. E Mari. Madonna, quanti centesimi, tanti centesimi in una stanza. Tu vieni, intanto ricicci fuori a un certo punto, cicci fuori da un certo punto e le mie cacchettine tipo ti assaltano tutte insieme e non puoi farci più di tanto, ecco. Già, non puoi veramente farci più di tanto contro il potere di queste cacchettine. Il potere di queste cacchettine è infinito e tu lo sai. Sono tipo lo stand di questo personaggio, le cacchette. Il mio stand ha la possibilità di creare alleati da ogni forma di feci umane o non, ogni forma di feci. Sarebbe un potere strano, per definirlo in qualche modo, strano, forse non un potere che desidererei. Ecco, forse non uno stand che tutti vorrebbero
Ammetto, non uno stand che tutti vorrebbero. Comunque, Depths One, vediamo un po' cos'altro mi offre il gioco. Vabbè, apriamoci anche sta chest. Vediamo le cacchettine sulle cacchettine sulle cacchettine. Cosa mi offre sta chest? Una cosa che mi dà cuori neri quando prendo danni e sono a poca vita. Che carina, può salvare il culo abbastanza. Però non è troppo nel mio interesse. Aspettiamo di farli. Li faccio finire in mezzo alle cacchette così muoiono prima. Aspetto che tu salti. Dai, salta. Di solito lo fai già. Su, sto aspettando. Dai. Va bene, ok, arrivo io. Arrivo io e ti lancio le mie cacchette. Cioè, arrivo io e ti porto le mie cacchettine così ti prendiamo. E ovviamente lui appena arrivo salta. Nella serie Leone è tutto inutile quello che fa, io decido per me. Ok, aspetto solo che si avvicino a questi. Non posso fare altro. Dai, carica. Sono un imbecille, ho preso un danno proprio da idiota. Dai, carica. Dai, carica qui sulle cacchette, sul mare di cacca che c'è in questa zona. Perfetto, bravo. Little Chad non mi ha droppato cuori rossi. Peccato. Ah, altri sederi che sono fastidiosi, eccetera. Speriamo che si muovino in fretta verso una parte, anzi. Tieni, morto, perfetto. Grazie, Little Chad. Non mi interessa. No, in realtà c'è la cacchettina che potrebbe essere interessante. Voi sparate pure, quindi siete molto più fastidiosi in confronto al normale. Non che cambi troppo sta cosa. E più arrivate vicino, meglio è, perché le cacchettine così vi possono attaccare più facilmente. Però, fuffa, estremamente fuffa. Non so niente di che. Mattina presto. Presto per me, non presto per voi, ovviamente. Secondo il mio metro di giudizio è presto. Quindi vi chiedo scusa se sono relativamente stanco. E effettivamente la partita, nonostante sia durata solo 15 minuti finora, diciamo, non è la partita più avvincente che io abbia mai giocato negli ultimi 20 anni, ecco. The Bean, oggetto a tema, oserei dire. Oggetto a tema, ma meglio di no. Sono bombrascio qua. Ho deciso. Cuore nero, che culo. Voi devo soltanto aspettare che arrivate. In realtà vorrei aspettare in modo tale che le mie cacchette non possano colpirvi quasi. Vabbè, fanculo. Se finisce qualche cacchetta da quel lato, ok. Poi però qua dobbiamo solo aspettare. E con il rallentamento del tempo non è una cosa molto veloce, eh. No, purtroppo no. Provate intanto di piazzare una bomba, ma in teoria la bomba la dovrei lasciare per situazioni diverse. No, le ho mandate via. No, non posso neanche sparare nulla. Dai, su. Tanto fra 45, tipo, dopo un minuto circa si aprono le porte in ogni caso, quindi. Ma cacchettine, io sto sperando che voi andate praticamente oltre il ponticello e cominciate a portare il terrore a questi nemici, però a quanto pare fuffa. Dai. Su. Aspetta, io posso fare così per arrivare nel ponticello e trasformare tutti in cacca. Leone colpisce ancora. Leone colpisce ancora e siamo tutti contenti per questa cosa. Dai, dai. Te, ne manchi solo te. Ne manchi solo te. Scusatemi un attimo che sto suonando la porta e devo andare a rispondere. Bene, rieccoci ragazzotti, sono andato ad aprire la porta, dovevo per forza farlo, non avevo null'altro. Dai, però, super grid e ultra grid così mi uccidono un po' dentro, eh. Vabbè che subisce abbastanza il mio mare di cacca, il mio stand della cacca, però ok. Dà fastidio in ogni caso, non posso negare che non sia fastidioso, anche perché è un po' lento a battere. Perfetto, grazie ai centesimi, speriamo che questa sia la zona giusta. Voi direte, se volevi saperlo con certezza, Leone, perché non hai preso la bustola? Perché lo stopwatch è più potente. Ciao. Oh, 2 anni qua. Qua ci stavamo 2 anni. Mentre invece questa va bene, più che altro. Anche perché io faccio così, loro arrivano, loro muoiono, molto semplicemente. Poche cacchette, forse. O sono soltanto tutte ammassate in un solo punto. Non ne ho idea. Doppio round. Gioco, quando fai così sentiti un po' stronzo. Va bene che mi hai ripagato dandomi molta roba adesso qui, però gioco, sentiti veramente abbastanza stronzo. Perché adesso dobbiamo aspettare tipo 27 anni prima che le mie cacchettine possano eliminare un. No, come li elimino io sti The Hound però? Giusto, non ho modo di eliminarli in modo intelligente. Come?
Cioè, i mecha cattivi vi fanno danno, quello è il fatto. Beh, speriamo che le mie bombe facciano abbastanza danno. Sì, i mecha cattivi riescono a fargli danno, quantomeno, però questo è il momento giusto proprio per utilizzare le bombe e per eliminarli in questo modo qua. Ho trovato anche un cuore nero che ho perso, che avevo perso per giunta. Possiamo scendere, manca l'ultimo piano, troviamo presto mamma, così possiamo concludere questa partita. Vai. Fastidio. Quantomeno colpiscono, non importa da che lato, le mie cacchette sono, hanno questo perk, ecco, possiamo definirlo in questo modo. Voi in realtà potete evocare cacca. Sarebbe interessante, molto interessante come cosa, perché mi permettereste di ottenere, se non la eliminate voi ovviamente, di ottenere altre cacchettine, che sono sempre cosa buona e giusta. Non si lamenta nessuno quando si ottengono altre cacchette, in un certo senso. O almeno non in questa partita. La zecca la vorrei evitare, non mi è utile per nulla. Ok, questi piano piano si avvicineranno a me. Speriamo di non ottenere nessuno che faccia danni corpo a corpo da quei due teschi. E aspettiamo, aspettiamo assolutamente. Solo tre bombe, c'è un motivo per cui vorrei evitare di abusare delle bombe stesse, perché veramente mi sembrerebbe un po' sciocco. Più che altro poco utile. Potrei, sono tentissimo di darci una facciata, però molto probabilmente darò facciate a mamma, quindi non posso farlo. Proprio a mamma ci darò facciate o ai nemici, nella speranza di ucciderla nel più breve tempo possibile, perché veramente sta cominciando a diventare noiosa la cosa. Cioè, ci sono state sfide peggiori a livello di noia, però questo è proprio snervante, soprattutto quando trovi lo stop, ci diventa la calma più calma, meno calma che c'è. Dammi qua cuore di fede, grazie. Saliamo qui sopra. Cosa c'è qui dentro? Io mi tengo la carica doppia, sapete? Tu stai buttando via la tua vita. Sì, lo so, abbastanza, credo. Andiamo qui. L'ho trovata, perfetto. E questi evocano anche cacca, quindi meglio così. Posso tenermi così l'effettino. Mi darò anche la strength, nella speranza che scalino col mio danno, ma ci credo ben poco. Quindi il mio obiettivo sarebbe semplicemente darmi la strength per l'HP in più che mi può dare, che mi dà, anzi. Per quell'HP in più che è sempre un perk interessante. Oppure tessere una Wheel of Fortune. Beh, nel frattempo che aspetto di finire la stanza, potevo giocarci, stavo per dire, eh. Potevo assolutamente giocarci, stavo dicendo. Bella, piaciuta. Mamma, concludiamo sta partita. Vai. Apritevi tutta. Ah, 27 anni dopo. Ma dai, quantomeno non siamo messi così merda, no? Possiamo pensare in questo modo? Cioè, ci vorrà il suo lungo tempo, soprattutto... No, vabbè, in realtà l'abbiamo quasi già sconfitta, grazie a innumerevoli fattori. Facciamo danno corpo a corpo, ricordo. Ed è morta! Completata, dammi la polaroid giusto per qua. Invece cosa mi dai? Roba carina, normalmente. Possiamo andarcene. Completato, sbloccato la runa Kenaz, che non so cosa sia. E direi che è stata una bella partita alla fine. Dai, è finita anche presto, soltanto una mezz'oretta. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Qua dove è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!